Buongiorno Orchidee di Mrosolo, oggi vi faccio vedere un video di orticola, come vi avevo già detto. Questo è il nostro stand, ieri sera c'è stata un'alluvione, un temporale fortissimo, per cui c'è stato un po' di casino. Comunque io sono arrivato stamattina col treno, ho finito di mettere a posto un po' le piante. Questo è lo stand di oia mia, con le oia, è specializzato in oia, tante varietà di oia, ok? Qui siamo noi. Ciao. Sì, poi sono tanti che... Ecco, questo è il nostro stand e qui c'è lo stand della Lau, che sta ancora allestendo Johnny, presidente a Lau. Buongiorno! Ecco, adesso vi faccio fare un giretto molto veloce. Qui c'è, vedete, un po' di piante per terra dappertutto perché c'è stato vento, pioggia, disastro. Questa è Beatrice Consoni, specializzata in perenni e piccoli arbusti. Ma qui ci sono tante, tante cose molto, molto particolari. Questo qui non lo so chi è, poi vediamo, lo vedo il cartello. Questo è Vivai delle Comande con le peonie. Loro sono famosi per le peonie. Questo invece è un quadrato di giardino. È lui? Sì, un quadrato di giardino dalle parti di Piacenza. È molto famoso soprattutto in internet per le piante perenni, ok? Ciao, eccolo qui, lui, ciao. Martini, ciao, ciao, e signora che sono i titolari del quadrato di giardino. Come esatto, va? Benissimo, grazie. Ok, va bene, qui abbiamo piante acquatiche, questo qui chi è? Chi è? Sono quelli romani. È quello di Roma? Sì, sono piante acquatiche, questo viene da Roma, non mi ricordo il nome perché ha buttato giù il vento tutti i cartelli. E, vabbè, comunque è famosissimo per le piante acquatiche, vedete, ha un bellissimo stand di acquatiche. Guarda che belle questi biscuit qua, bellissimi. Ma poi qui c'è l'angolo che va dentro, poi vediamo se riusciamo a fare anche questo. Perché appunto il vento ha buttato giù tutti i cartelli, vedete, piante rovesciate dappertutto, c'è solo questi qua di orticolo perché sono belli pesanti. Ecco qua, qui c'è lo stand di piante carnivore che è ancora chiuso. Qui ci sono le piante grasse di Ulig. Questo qui con le rose, scusate ma non so chi è perché non c'è poi i cartelli, vedete, è girato dalla parte di là. Là c'è uno stand ancora chiuso, questo è Ulig, un tedesco famoso per le piante grasse. Queste sono piante aromatiche, adesso vi dico chi è. Le aromatiche di Bossena. Sì, buongiorno. Ecco, sì, salve. Le aromatiche di Bossena. Qui c'è l'amico Roberto Baradel, della Brianza, che ha un sacco di piante, soprattutto piante d'ombra, specializzato nelle oia e tanti altri tipi di piante rare. Poi andiamo avanti, ecco qui c'è l'uscita di, però è quella di che si esce in via Manin, ma questa penso che sia chiusa durante il giorno, aprono dalla villa di Villa Manin, Villa Dugnani, questa è Villa Dugnani, vedete? È una vecchissima villa nobiliare milanese e lì c'è l'ingresso di Villa Dugnani. Qui invece, se guardate bene, siamo nel centro di Milano e questi sono i giardini di Via Palestro. Sono dei giardini grandissimi e quando siete dentro lì non vi sembra di essere il centro di Milano, invece c'è proprio il centro di Milano. Ok, questa è Felicia del vivaio Phoenix. Che loro specializzati in piante perenni, così lei è Felicia. Buongiorno. Sì, è famosissima per le piante perenni appunto di Villa Raverio. Ecco, quello è il loro biglietto da visita, diciamo il suo cartello. Sì, vabbè, è girato, ma si vede. Phoenix, io sono Phoenix di Besana Brianza. Floricoltura Phoenix Besana Brianza. Presentiamo una collezione di dahlie, anemoni giapponesi, salvi ornamentali. Sì, sì, è famosissima appunto per tutte queste piante qua, in tutte le grandi mostre. Ciao, ok, adesso andiamo avanti dalla parte di là.
Facciamo tutto il giro ancora perché è grandissima, è articolata, dovremmo fare penso un 2-3 video per vedere tutto. Questo è ancora Roberto Baradel. Facciamo il giro che abbiamo fatto prima. Queste sono le aromatiche di Bossena, Ulig, poi lì dietro c'è degli altri, eh? Ecco quello delle carnivore, sta aprendo lo stand adesso. Eccolo qua, è specializzato in piante carnivore. Qui ci sono le rose che abbiamo detto, là c'è uno stand che non è ancora aperto. Ok, qui c'è l'altro stand, dovrebbe essere, e non c'è sul cartello, non riesco a vedere chi è. Allora, andiamo avanti. Quadrato di giardino. Questo lui, lui invece è le comande, quello delle peonie, che abbiamo visto prima. Salve. E qui stiamo tornando da noi. Ecco qui lo stand Alao, lo stand dell'orchideria, dietro le... ah, questo dovrebbe essere, penso che sia, Mille Foglie. Sì, è lui, Mille Foglie di Filippo Lossa, del Canavese. Anche lui tutte piante perenni, particolari. Questo qui è il solito giardino, il giardino delle essenze perdute, specializzato in fucsie, vedete? Fucsia, che ci sono anche tante fucsie perenni che resistono fuori al gelo. Questa è una signora di Lucca invece con tante perenne particolari. Buongiorno! Lo stand chiuso lì dietro è quello di Gardenia, che apriranno più tardi. Allora, qui c'è un bivio, si può andare o di qua o di là, si fa tutto il giro. Allora, andiamo di qua. Questa è Proricoltura Pescia, anche lei della zona del Canavese, con tutte piante, vedete, aceri, piante d'alto fusto. Ha un sacco di tipi di piante, poi azalero, dodendri, così. Le tillandsie. Le tillandsie, questo è... deve essere Micheli. Vedete? Ci sono anche le tillandsie, ci sono un sacco di varietà, eh? Questo invece è Nifantani, è vicino a Novara, nella zona di Novara c'è anche lei piante perenni, e questo è un altro che non so chi è, eccolo qua, il melo selvatico, ah sì, è di Torino, dalle parti di Torino, tutte piante perenni particolari. Poi qui c'è Colombo, c'è la Proricoltura Colombo famosissima con le piante grasse, è di... Casate Novo in Brianza, è un'azienda fantastica di piante grasse, un sacco di varietà. Ok, poi ecco qui c'è un altro bivio, si va di qua, di qua, di là. Andiamo di qua, dopo domani magari faccio, domani nel pomeriggio farò il giro di là. Vedete, ce ne sono di piante particolari. Questo è lo stand di la Libreria della Natura di Valentino Romano, eccola lì, che se volete dei libri sul giardinaggio, così lei vi consigliare meglio. Ah, ecco qua, Central Park. Central Park è specializzato in piante d'ombra. E una volta era di Saronno, adesso si è trasferito a Cagliate Lombardo, in provincia di Novara. Anche lui è un'autorità nel campo delle piante d'ombra. Ok? Andiamo avanti, qui c'è uno stand vuoto. Ecco, qui c'è gel, Proricoltura Gel, piante aromatiche. Ciao, lui è specializzato in piante aromatiche, nella sostanza c'è scritto qui bisogna toccare, qualcosa del genere, cos'è che c'è scritto? Sì, sì, adesso. Mi ricordo il cartello che avevi messo fuori, cos'era? Il cartello che bisogna toccare, sì. Lo devo ancora mettere fuori, comunque sì. Ecco.
Loro, vedete, hanno un sacco di varietà di piante aromatiche. Ecco, qui più avanti vediamo chi c'è. Ma per forza. Microalghe. Ma meno male. Ecco, loro sono quelle di... No, vedete questo qui con la barba di Oia mia, quelle delle Oia che abbiamo visto, che abbiamo stato vicino a noi. Questo è un altro con le piante carnivore. Vedete? Le pinguicola, rosiera, saraceria. Ah, i frutti antichi di Belfiore, di Ugo Fiorini. Vedete, lui è famosissimo per i frutti antichi, tante varietà vecchie di frutti che non si trovano più. Questa invece, ah sì, Francesca, aspetta. Ciao, Francesca? Moscatelli. Moscatelli, Francesca. Moscatelli, ecco, Francesca Moscatelli. Questa qui è un vulcano, veramente, è fantastica. Un sacco di piante particolari, nuovissime. Che stai facendo? Ok, andiamo avanti a fare il giro. Qui è roba di arredamento di giardino. Un altro con le piante grasse. Questo ha Seretto, Agi Sanremo. Questa è un'altra grande azienda di piante grasse, specializzata in piante grasse. Vedete? Ecco qua. Questo sale. E c'è tanti anche che non conosco. Sì, queste sono sempre piante grasse di Seretto, sono di Sanremo. Questa dovrebbe essere Mondo Rose di Firenze, un'altra azienda specializzata in rose e piante particolari. Ah, questo qui è Tarricone di Torino, vedete? Lui ha un sacco di piante annuali, piante fiorite, così, crisantemi adesso di quest'epoca qua. Queste sono ibridi. Ecco, poi qui altre piante perenni, erbacce perenni. Questo è sempre Mondo Rose. No, Giardini Felici, un altro. Ah, qui abbiamo l'architetto Pizzoli, dai. È uno degli organizzatori di Orticola. Come sta? Io sto come tutti. Come tutti, bene, quindi sì, con la mascherina e via. Sto facendo un giro di Orticola perché facciamo un video. Lui è uno appunto degli organizzatori, uno delle anime di Orticola. Da quanti anni c'è Orticola? 24. 24 anni che c'è Orticola. Ok, quello che sta arrivando. Il Principe Iris. Ok, adesso finiamo qua, domani facciamo l'altro giro.